Andato al Sora. Pubblico e coreografia delle grandi occasioni, con lo Sferacavallo esaurito in ogni ordine di posti. Larga anche la rappresentanza di tifosi biancorossi, per la verità oggi poco sportivi e protagonisti di deplorevoli episodi di violenza nel finale di partita. Pronti via, dopo soli 5 minuti Incas riceve palla e si invola sulla sinistra. Dal fondo parte il suo cross, sul quale si fionda puntuale, come al solito, Luiso. Porta in vantaggio il Sora. Entusiasmo alle stelle, palla e si invola sulla sinistra. Dal fondo parte il suo cross, sul quale si fionda puntuale, come al solito, Luiso. Porta in vantaggio il Sora. Entusiasmo alle stelle, continua a macinare gioco il Sora, sferrando più volte il raddoppio. Poi al 28esimo è Pioche per l'Isola Liria ad avere la palla buona per il pareggio, ma il suo tiro è ribattuto. Al 43esimo si ferma la difesa del Sora, credendo Carnevale in fuorigioco, ma il biondo isolano continua la sua azione, impegnando Costantini. La ripresa è quasi tutta di marca biancorossa, con gli isolani protesi in avanti alla ricerca disperata di un pareggio. Al quarto ci prova Capasso, la sua conclusione di testa è deviata in angolo. Al 18esimo Costantini esce su Piocchi, ma ribatte sui piedi di Capasso, il tiro di quest'ultimo, da buona posizione, è fuori. Al 23esimo insidiosa punizione di Ferrazzoli, che Costantini para. A tempo ormai scaduto, prova la conclusione Izzi, fuori di poco. Nel finale le squadre hanno giocato in 10 per le espulsioni quasi simultanee di Carnevale e D'Ambra. Ammoniti, oltre ai due espulsi, anche Marrazzo e Annicola, Costantini ed Incas. Una lista troppo lunga per una gara sostanzialmente corretta. Arbitrato male Cinoffo di Nichelino, angoli 9-4 per l'Isola Liri. Naturalmente vicino a me, pronto D'Ambra, va direttamente a rete, c'è una deviazione. Incas subito in mezzo. E gol! Gol! Gol di D'Ambra! Gol di D'Ambra! Gol di D'Ambra! Il quale al volo dal limite 2-0! 2-0 per il Sora al 22esimo. Micidiale 1-2 bianco-nero. Quando siamo praticamente a cavallo del secondo tempo, il Sora è 2-0, Incas ha preferito rimettere subito in mezzo e non aspettare l'angolo, c'è stata una corta respinta del portiere e D'Ambra al volo ha messo dentro. D'Ambra, per lui un gol importante come lo era per Luiso, 2-0 per il Sora. Il comportamento del pubblico di Sora, che finché ha potuto non ha assolutamente raccolto le provocazioni. Ecco lo scenario dello Sferacavallo, lo Sferacavallo che si presentava così oggi per questo ultimo impegno casalingo della formazione bianconera per quanto riguarda questo campionato da matricola nella Serie C2. Subito alla grande, dopo soli 5 minuti passava in vantaggio, calcio di punizione di Ronchetti che trova puntuale Luiso all'appuntamento con il gol. Preciso il suo colpo di testa che trafigge l'incolpevole Nioi, l'esultanza del giocatore bianconero che con la doppietta di oggi, perché il secondo gol porta la firma dello stesso Luiso, si avvicina sensibilmente alla vetta della classifica marcatori. Ecco l'abbraccio con Piero Rotondi. Dopo soli 3 minuti il Rotondi. Dopo soli 3 minuti il Sora perviene al raddoppio e questa volta Luiso fa veramente tutto da solo. Recupera questo pallone, filtra tra due avversari, fa partire una bomba dal limite dell'area, nulla da fare ancora una volta per Nioi, che è battuto quindi per la seconda volta 2-0 in favore del Sora. Ecco ancora l'esultato. Il 12esimo Fenech, cognome identico alla Edvige. Poi Ardizzone, Fida, Russo, Selvaggio. Il Sora risponde con questa prima formazione di campionato. Costantini, Pecoraro, Marrazzo, Coraggio, Promutico, Ricci, Dantini, Fabbri, Castellone, Rotondi e Luiso. L'allenatore è naturalmente Claudio Di Puccio, mentre in panchina ci sono Amicucci numero 12, Guidi numero 13, Ronchetti numero 14. E oggi nella consueta e tradizionale casacca bianconera a strisce verticali. Il Lacragas è con maglia gialla e bande azzurre sulle spalle, lungo il dorso poi del braccio. Quindi tutto è praticamente pronto, ecco anche per Lacragas le fotografie di rito. Ricordo che questo è un campionato particolare, diverso, tra virgolette.
e quindi ci sarà anche la cosiddetta Pay TV, cioè alcune partite della Serie C, sia 1 che 2, verranno trasmesse in diretta attraverso una televisione a pagamento, naturalmente. Noi che vi trasmettiamo ve la offriamo gratuitamente, quindi vogliamo sperare che vorrete seguirci con grande attenzione e con la consueta passione che vi contraddistingue. Grazie a tutti voi quindi per la cortese attenzione, buon pomeriggio di nuovo e buon campionato. Da Sandro Cristini ai microfoni, il primo pallone della gara.